Siamo molto felici, il presidente della FIDAS Emilia Romagna, Michele Di Foggia, che chiedo di entrare. Eccolo qua, ciao Michele, ciao Michele. Ti ciao, senti? Mi senti? Ciao. Sì, ti sento benissimo. Oh, ecco anche noi. Allora, aspetta che lo dico bene, perché purtroppo abbiamo avuto un attimo che si è perso il segnale, quindi abbiamo dovuto praticamente resettare tutto quanto. Michele Di Foggia, presidente FIDAS Emilia Romagna. Sbaglio? Esatto, esattamente, quindi il cognome magari può un po' fuorviare, ma... Esatto, ma tu sei esattamente di dove sei, da che parte sei dell'Emilia Romagna tu? Allora, io abito a Bologna ormai da 30 anni, però come dice il mio cognome ho origini pugliesi, proprio della provincia di Foggia, quindi sono la prima generazione nata fuori dai confini pugliesi. Tu sei testimone che non ci siamo mai visti, è la prima volta che parliamo insieme, perché ci siamo solo sentiti via WhatsApp, vero? Esattamente. Quindi tutto quello che dirò e quello che dirai potrebbe essere sia contro di te o contro di me, quindi no, sto scherzando naturalmente, ma so che la FIDAS della regione Emilia Romagna è stata costituita nell'88, quindi diversi anni fa, e da te abbiamo avuto il presidente nazionale la settimana scorsa, la prossima settimana avremo il presidente della FIDAS del Veneto, che tu conoscerai probabilmente, Fabio, sì, e cercheremo di avere un po' i presidenti della FIDAS regionali in questi venerdì fino a fine luglio, poi riprenderemo intanto. Spiegami un po' come va la FIDAS in Emilia Romagna. Allora, in Emilia Romagna abbiamo un gruppo di donatori di circa 13-14 mila unità e praticamente contribuiamo praticamente a circa il 10% di tutti le componenti del sangue che vengono prodotte in regione, quindi dal punto di vista numerico non siamo tantissimi, però rispetto alla media regionale abbiamo una buonissima media di donazioni. Di donazioni. Esatto, e in particolare fortunatamente abbiamo dei gruppi molto molto giovani, quindi per esempio c'è in Emilia Romagna siamo presenti solo in 4 province, oltre a Bologna siamo su Ravenna, Ferrara e Parma. Il nostro gruppo di Ferrara, di un piccolo paese della provincia di Ferrara, in realtà ha quasi al 40%, è formato da under 30, quindi delle realtà molto giovani e devo dire molto dinamiche. Questo è positivo per quanto riguarda in generale la donazione, perché non solo di sangue, in generale è positivo il fatto che si ringiovaniscono le associazioni, ma anche al di là della donazione in se stessa, perché comunque come in generale abbiamo bisogno un po' di ringiovanire un po' tutto il settore anche dell'associazionismo, nel senso che non è che i vecchi non vanno più bene, anzi i vecchi vanno benissimo per insegnare, però ci vuole tu sei giovanissimo anche, quanti anni hai tu? Sì, ho appena fatto 40 anni. Cioè, sei un pischello, quindi potresti essere. Sì, perché rispetto a me, insomma, rispetto a Filippo che c'ha 80 anni. Però quello che voglio dire, intanto, insomma, la vostra attività prende. Allora, come hai detto tu, prende 4 province, naturalmente, dell'Emilia Romagna. O prendete comunque tutta la regione come attività, parlo in generale. No, in realtà ci concentriamo sempre sulle province. Sulle province. Poi devo dire che a livello regionale la realtà un po' più grande è la nostra di Bologna, sì, certo, che oltre a essere ben radicata in città è presente anche in alcuni comuni della provincia. E adesso forse non conoscete molto la realtà bolognese, però il nostro ospedale di riferimento è il Policlinico Universitario, il Sant'Orsola, che è un centro molto importante. Beh, è quello che in questo periodo ne abbiamo sentito parlare, o sbaglio, no? Esatto, trapianti, oncologia, esatto, ematologica, leucemie, e quindi tra l'altro Bologna è un luogo dove ci sono tantissimi ospedali importanti e c'è un consumo di sangue veramente molto molto elevato, e infatti è praticamente l'unica provincia dell'Emilia Romagna che non è autosufficiente. Però fortunatamente, grazie anche alla compensazione tra varie province, fortunatamente il sangue non siamo mai carenti, e quindi questo è
un ottimo risultato. Allora, velocemente, noi abbiamo visto che se la parte della promozione la fanno i giovani stessi, tutto quanto funziona molto meglio. Noi ovviamente, come molte altre associazioni di volontariato, andiamo nelle scuole, ma se riusciamo a mandarci dei ragazzi universitari o appena uscito dall'università, torniamo dalle scuole che abbiamo 20, 30, 40 nuove adesioni, perché questo coinvolgimento, quindi parlare della donazione da parte dei giovani, attira di più, fa usare i giusti registri. E la stessa cosa, la nostra associazione ha affidato per esempio la gestione delle pagine Facebook e Instagram proprio a un gruppo di giovani, e nel giro di pochi mesi abbiamo quasi triplicato il numero di contatti. Ma è questo, parlare di sangue e di donazione. Cosa si prova ad essere presidenti della FIDAS Emilia Romagna regionale? Guarda, io devo dire che sono molto orgoglioso, un po' perché effettivamente il sistema della nostra regione funziona molto bene, come anche quello che avete voi in Veneto, e mi piace il fatto che tutte le volte che si devono prendere delle decisioni nell'ambito di tematiche che ci coinvolgono direttamente, come la donazione di sangue, fortunatamente le associazioni vengono sempre ascoltate, e quindi sono veramente molto frequenti i tavoli in cui ci riuniamo e possiamo parlare per esempio con i medici del centro regionale sangue, oppure i vari funzionari della regione che ci ascoltano e con cui ad esempio pensiamo alle campagne estive della promozione della donazione. Tra 10 giorni finalmente anche in regione dovrebbero iniziare i test sierologici per i nostri donatori, e tra un mese, verso a fine luglio, anche la raccolta del plasma iperimmune per i malati COVID. Bravissimo. Quindi sono molto orgoglioso di come le associazioni sono integrate nel sistema sangue della nostra regione. E poi, diciamo, sono anche contento di rappresentare un po' una faccia nuova nel panorama associativo. Io sono quasi in scadenza, domani abbiamo il consiglio regionale, io mi sono proposto per fare altri 4 anni da presidente regionale, vedremo come andrà. Ma io allora lo dico senza averti conosciuto, però mi sembra, a parte che adesso ti sei un po' frizzato, probabilmente hai una linea lì adesso un po' si è persa un po' la linea, ti sentiamo ma non ti vediamo bene. Ecco, adesso ti abbiamo ripreso un po' meglio, ma prima eri rimasto con la parola ma in video fermo, ma adesso ti vediamo meglio. Volevo dire che per quanto mi riguarda, per quello che ti ho conosciuto quel poco adesso oggi, mi sembra che tu sia un bravo ragazzo e un bravo volontario e un bravo presidente.